Pronti? Ci siamo. Buongiorno, sei fuori dal cancello principale. Sì. Allora, giri a destra e Sì. vai su dalla strada che c'è nel bosco che ti aspetto qua dietro. Ok, va bene. Ciao. Ok, arrivo subito. Ciao Ciao. ciao. Ferghettina è da sempre un punto di riferimento importante in Franciacorta. Ci piace dire che la Franciacorta di oggi esiste anche grazie a personaggi del calibro di Roberto Gatti, fondatore dell'azienda, insieme alla moglie Andreina nel 1990. Noi abbiamo fatto i primi assaggi di questo metodo classico alla fine degli anni 90 e non ce ne siamo mai allontanati, apprezzandone l'evoluzione qualitativa. Ora in azienda ci sono anche Matteo e Laura, entrambi laureati in enologia. Una delle cose che più ci colpisce dei due ragazzi è che hanno ereditato dal papà l'amore spassionato per il territorio. E proprio il territorio è ciò che vogliono mettere in risalto al momento della creazione delle loro cuvée. Il loro intento, infatti, è quello di far bere il territorio e farlo respirare in occasione delle visite in cantina. Proprio Laura ci accoglie in cantina e ci accompagna in una piacevole passeggiata tra le vigne. Questo è un impianto 2019 di Chardonnay che abbiamo rifatto perché quando abbiamo comprato questo campo era questo e questa parte sulla quale poi abbiamo costruito la cantina. E qua c'era un impianto degli anni 70 un po' disastrato perché non avevano fatto le rimesse, c'erano varietà miste, eccetera. E allora poi quando abbiamo fatto i lavori della cantina per costruire nel 17-18, poi nel 19 abbiamo reimpiantato questo. E quindi è quest'anno il primo anno di produzione intera. Adesso siamo in piena fase di chiusura del grappolo, quindi il grappolo ormai è interamente sformato e gli acini sono vicini uno all'altro, quindi sono chiusi con circa 10 giorni di anticipo rispetto a una normale stagione, come fase fenologica, perché il caldo di maggio è andato perfettamente in linea con la fioritura e con l'allegagione, dando un impulso in quella fase di restringimento del tempo. E ogni fiore ha dato un acino, quindi i grappoli sono perfetti, sono tutti, ogni acino è nato dal relativo fiore senza aborti di fiori, Certo. eccetera, eccetera. Quindi il grappolo è compatto. Negli ultimi anni abbiamo avuto fioriture molto scarse, con grappoli che anziché avere 200 acini ne avevano 150 o 100. Insomma, quest'anno un po' di uva Che c'è. 200 è il numero di acini. Un grappolino di Chardonnay 250, sì. Questa è una chicca. Allora, noi abbiamo fatto, ti faccio una breve storia delle ultime annate. Nel 2017 abbiamo avuto la gelata primaverile, dal 19 al 20 aprile abbiamo perso, senza esagerare, il 65-70% della produzione. Il 18 è stata un'annata di piena produzione per lo Chardonnay, il Pinot Nero ha ancora un po' risentito della gelata. E quindi alcune gemme non hanno dato capo a frutto, quindi la produzione è stata ancora scarsa. 19, 20 e 21 abbiamo avuto tre annate decisamente sottotono dal punto di vista quantitativo, la qualità è sempre stata, grazie al cielo, molto buona. E nel 21 abbiamo avuto in ordine una piccola gelata in primavera, un po' di siccità e poi la grandinata del 25 luglio che ha spazzato via, per quanto ci riguarda, metà della produzione. Quindi adesso siamo contenti, ma toccate voi che potete, perché da qua che raccoglieremo? Perché c'è una produzione invece equilibrata, quindi siamo fra i 90 e i 95 quintali ettaro, ti parlo di media aziendale, abbiamo i vigneti in 11 comuni, quindi ci sono situazioni molto diverse fra di loro, per età di impianto, per esposizione, per suoli. Adesso dove vi porto c'è un suolo magrissimo e lì non farà mai più di 75 quintali ettaro, ma è il massimo, noi siamo contenti così. Questo è È già fuori molto. media, questo ne avrà 400, però questo è il vero grappolo chiuso. Allora, finché è così, il grappolo è ancora organo vegetale e poi inizierà l'invaiatura, quindi il grappolo diventa, l'acino diventa organo Grande di invaiatura. accumulo e inizia a ricevere i prodotti della fotosintesi, quindi zuccheri, aromi, acidi. Inizia la fase di maturazione che poi porta alla raccolta. In fascia grappolo abbiamo defogliato, vedi che sono abbastanza puliti i grappoli, Ok, sì. perché vengono tolte le foglie a ridosso del grappolo per favorire l'arieggiamento fra i grappoli. Siamo in regime di agricoltura biologica, quindi
l'intervento, fra virgolette, chimico non c'è. Ok. E quindi c'è bisogno dell'intervento agronomico e manuale, che consiste nel scacchiare, quindi togliere i germogli doppi per favorire, sì, appunto lo sviluppo dei tralci del capofrutto, e per arieggiare i grappoli, quindi viene tolto, migliorare l'esposizione al sole, quindi non si sfoglia mai a sud, perché altrimenti si scotterebbero i grappoli, ma si sfoglia a est o a nord possibilmente. E poi si fa la cimatura, quindi si taglia la parte di tralcio che cresce verso l'alto, e questa è la fase di lavoro in campagna di adesso. È questa. Abbiamo un socio di maggioranza col quale non c'è dialogo, che è il meteo, e quindi a quello dobbiamo sottostare in ogni caso. Quindi la vostra risposta è comunque agricola, nel senso si interviene in campo. Si interviene in campo, si seguono gli limiti, e seguendo i vigneti rispondi ai loro tempi. Tutta questa zona si chiama Favento. E l'altro era San Pietro. San Pietro, Pietro Arbiato. Sarà il Monte Alto che chiude l'anfiteatro morenico, che gira su queste colline e fa questa forma di U rivolta verso nord. E senti che differenza di temperatura e ventilazione rispetto solo lì sotto. È vero. Perché questa è una gola aperta, poi a nord non c'è nulla che ferma l'arieggiamento che arriva dal lago. Quindi zona meravigliosa dal punto di vista climatico, dal punto di vista del suolo, che sono suoli poveri di sostanza organica, ricchi di minerali, e la viticoltura è sempre più semplice, se vuoi, di qualità più alta, perché naturalmente le viti sono ventilate, arieggiate, protette dalle malattie, ben esposte allo stesso tempo. Vedi quanti vigneti, sì, anche con orientamenti diversi, non sbagli mai. Mentre qui abbiamo deciso di mettere pino nero, abbiamo sfruttato un po' questo movimento dei suoli per... Quindi qua è tutto ciò che è rimasto del ghiacciaio. In questa parte, sì, all'interno dell'anfiteatro morenico, certo, trovi anche la più alta variabilità dei suoli, trovi queste rocce, poi scendendo ti faccio vedere quanto calcare c'è, quindi è una zona particolarmente felice. E dopo la piacevolissima passeggiata, nella quale Laura è stata prolissa di informazioni e di insegnamenti, rientriamo alla base e ci viene spiegato a cosa serve il torchio verticale Marmonier che loro utilizzano per la pressatura delle uve pino nero. Tutto il pino nero viene verificato col Marmonier, quindi... Marmonier? Marmonier è il nome del torchio. Abbiamo deciso di continuare a utilizzare questo sistema di pressatura, che se vuoi è estremamente arcaico e anche piuttosto faticoso, perché il carico e soprattutto lo scarico e il rimescolamento dei grappoli è fatto manualmente, per cui ci sono due o tre ragazzi che fisicamente entrano e rimescolano con la forca la vinaccia nel passaggio tra una spermitura e l'altra. E quindi ecco, continuiamo un po' anacronisticamente a utilizzare questo, perché hai visto anche dove abbiamo i campi di pino nero, la media dei campi di pino nero che abbiamo è come quello lassù, quindi zone molto belle, e se vuoi il pino nero richiede anche dal punto di vista agronomico più lavoro rispetto al sardonese, è un po' più, come dire, fighetto il pino nero, e se riesci a farlo bene però ti dà grandi soddisfazioni. Quindi lo sforzo in campagna deve essere seguito quando arrivi in cantina, non rovinando quello che hai fatto ma valorizzandolo, perché noi quando arriviamo qui, quindi quando arriviamo con l'uva raccolta, non dobbiamo fare altro che trasferire quello che è arrivato dall'annata e dalla campagna in una bottiglia, ma non con la nostra interferenza, dobbiamo passare semplicemente questa dote che ci arriva dai campi in una bottiglia. Durante il passaggio in cantina capiamo la funzione della bottiglia quadrata. Praticamente questo brevetto aziendale permette al vino di avere una superficie maggiore di contatto con i lieviti durante la rifermentazione, proprio grazie alla superficie piatta di ogni singolo lato. E ora chiudiamo con la degustazione, durante la quale capiamo il ruolo fondamentale che ricopre il Brut classico nella filosofia aziendale. È fondamentale, prima di iniziare a degustare qualsiasi vino particolare, di iniziare col Brut. Perché il Brut, che qui si sta anche ben intiepidendo, è un po' il biglietto da visita nostro, e il vino che facciamo da che esiste l'azienda, il vino che continua a essere più del 60% della nostra produzione, e un po', se vuoi, anche per quanto riguarda il nostro parco vigneti, il più rappresentativo del territorio franciacortino dove abbiamo i vigneti, perché
se per le riserve selezioniamo un numero più piccolo di appezzamenti, qui ce ne vanno 80-90 provenienti dagli 11 comuni dove abbiamo i campi, quindi tante identità più diverse, un mosaico di pezzettini più piccoli questo rispetto ad altri. E comunque, anche se non millesimato, è sempre fatto con l'uva di un unico raccolto, questo è base 19, come dire... Comunque come concetto di avere un prodotto rappresentativo che arriva da quanti vigneti? È un'ottantina di appezzamenti. È molto champagne e soprattutto ti permette di farlo perché siete un'azienda mediamente grande. Infatti io dico sempre che la nostra grande ricchezza è avere tanta terra. Sì. Che ci permette di scegliere, che ci permette di eventualmente sopperire a scelte di forza del socio di maggioranza che magari fa grandinare tutto su un comune, e se avessimo campi solo in quel comune è chiaro che sei più penalizzato che non averlo in 11. Certo. L'azienda è normalmente in evoluzione, giusto? Di conseguenza anche il Brut evolve con voi. Quindi qual è l'evoluzione che ha avuto dall'inizio questo vino? Cioè quali sono i cambiamenti che ha fatto? Il percorso. Il percorso. Ti posso dire che il vino su cui lavoriamo di più in questo senso è proprio il Brut. Allora, cresce con noi, cresce con i vigneti che ogni anno hanno una vendemmia in più alle spalle. Quindi c'è anche un'evoluzione di complessità, di carattere, di caratteristiche legate al fatto che anche i vigneti stanno crescendo e stanno maturando. Andiamo noi, nel momento dell'assemblaggio e della formazione delle cuvée, a scegliere i campi che continuano a rappresentare quello che vogliamo che identifichi il Brut: freschezza, immediatezza, godibilità, che non vuol dire banalità e semplicità, ma vuol dire trovare nel bicchiere una porta d'ingresso alla Franciacorta, quindi a conoscere una tipologia di prodotto che ti fa predisporre il palato piano piano aver voglia di assaggiare qualcosa di più intenso, di più vecchio, di più complesso. Okay. E Laura, grazie anche alla nostra lunga amicizia, ci ha deliziato con l'assaggio di due bottiglie hors catégorie, una sboccatura 2010 e una sboccatura 2000. Su questo ho un po' tirato la corda, nel senso che è un Brut sboccatura 2000, vendemmia 97, la nostra quinta vendemmia. Tendenza 22 anni di tappo di sughero. Sul Brut in generale, dallo storico, abbiamo le migliori risposte sull'affinamento, quindi il vino che ci sorprende sempre di più nel tempo è il Brut. Però sui 22 anni di tappo di sughero, chiaramente quello che può aver combinato il tappo ha un'incidenza che può essere deviante, però se non è a posto ne prende un'altra, questa è la fortuna. È sapido, è minerale, è molto evoluto. Sì, ha una nota di ossidazione che lo allontana da questo, però secondo me la base è quella, cioè la partenza è la stessa. Non riesco a identificare i profumi. Candito, tipo panettone. Ma no, una farina... Perché la frutta non la sento qui. Qui non c'è frutta, neanche frutta esotica, frutta candita. Candita. Mango forse. Io c'è questo sentore forte di... che non è pane, è proprio ancora farina. È presente la farina quando si bagna un po' che emette quell'odore? Mm. Ecco, se devo dire una frutta candita dico l'ananas candito, anche io l'ananas. Lo sento. Sì. Questo qui sì. È presente anche la banana disidratata? Quella non dura, tantissimo. Che ha quell'odore che non riconduceresti mai alla banana, però quel profumo lì. E un po' di vaniglia, secondo me, a un certo punto arriva una nota dolce. Comunque hai ragione, adesso la frutta candita è arrivata. Sono invece. Non è la papaya, è l'albicocca. Ah, l'albicocca disidratata. È l'albicocca. Quella sì. E con il cuore pieno di felicità per un paio d'ore trascorse in ottima compagnia chiudiamo anche questo video. Vi ricordiamo che l'azienda è molto disponibile per le visite e degustazioni in cantina, ovviamente da prenotare per tempo, e fate in modo che la vostra cantina di casa non rimanga mai sprovvista di un ottimo Franciacorta targato Ferghettina.